Cosa sono le associazioni studentesche? Ti è mai balenato per la testa di fare un'associazione studentesca? Mai. Mai. Non sapevo nemmeno esistessero finché non me ne hai parlato. Infatti in questa puntata ti interrogerò. Attenzione, saprò rispondere? Sì. Ok. Allora, cosa sono? Dei gruppi di persone in cui gli studenti dicono ok, ho voglia di far parte di un gruppo che ha un determinato scopo, come ci sono le associazioni che organizzano eventi, associazioni che vanno a correre, associazioni che giocano a scacchi, associazioni che fanno più sulla politica e così via. Uno dice ok, ho questa passione, ho questo hobby, entriamo a far parte. È un po' come... Poi lo raccolgo, è ovvio. Io ho passato l'aspirapolvere, va bene. No, no, lascialo, deve vedere il pubblico, deve vedere. Se fossero delle confraternite in cui scegli dove entrare sulla base di quello che vuoi apportare. Non in tutte le università, ovviamente, ce ne sono così tante, però almeno una c'è in ogni università. E sono poco conosciute. E poi mi dicevi che puoi organizzare viaggi. Assolutamente sì, e puoi andare all'estero. O in Italia, e una percentuale del tuo viaggio lo paga l'università. Quindi direi che è un'occasione più che ottima. È una figata. Esatto, dove lì puoi essere o un membro che organizza e quindi tu come membro attivo ci vai gratuitamente, oppure partecipante, quindi paghi meno. Ma come trovarle? Diciamo se magari uno è interessato e vuole partecipare ci sono diversi modi. Il primissimo è il sito dell'università. Beh, quindi direi. Basta che, o anche solamente su Google, se hai la passione per gli scacchi, scrivi club, scacchi, non so, cattoliche, ti vengono fuori. Sì, oppure un altro modo, se hai la passione per gli scacchi, tipo fattela passare. Gioca lama. E mi ricordo che c'era l'Open Day, e all'Open Day c'erano tutte le associazioni con i loro banchetti che si presentavano e tutto quanto. Tu volevi fare un'associazione, no? Quali Io sono stati farla. I limiti? Vabbè, il primissimo limite è che ero da sola e avevo paura, cioè era molto nell'ignoto. Uscire dalla comfort zone, all'epoca ero un attimino... Eri anche piccola, parliamoci chiaro. Sì, esatto. Però il primo anno già io volevo farla. Poi ho detto, vabbè, ne esistono altre. Entro nelle altre. Però io avevo proposto ai miei amici, facciamolo. Però adesso tutti mi hanno detto, no Marti, cosa stiamo a perdere tempo? Poi devi fare uno statuto, raccogliere le firme. Vabbè, però è una bella sfida. Molto. No, però non lo farei nemmeno io. I modi per trovarlo è sicuramente parlare un po' con i ragazzi degli anni precedenti. Che cosa si fa in un'associazione? Com'è la daily routine? Si organizzavano eventi e tutto quanto. Fai parte di un gruppo, quindi ovviamente hai il tuo gruppo WhatsApp, Drive, mail e tutto quanto. Quindi sai un po' tutto quello che succede nell'università. Magari quello raccogliamolo. Piovono popcorn. Se devi organizzare un viaggio o un evento, ok, vai in università, studi e così via, e poi al pomeriggio ti dedichi uno slot di tempo per organizzare e fare delle attività. Una volta a settimana c'è la riunione, condividono le cose che stanno succedendo e così via, ed è bello perché è un dibattito aperto. E la cosa bella è che ogni associazione ha un'auletta. E hanno dei fondi per metterci delle robe dentro? Sì, ci sono i fondi dell'Ateneo che stanzia per i viaggi e così via, ma diciamo che come se fosse più una società che poi alla fine da alcune attività che fa guadagna qualcosa e quindi dopo si compra altre cose. Quindi è lavorare gratis. Però in realtà è anche bello perché fai curriculum, conosci nuove persone, fai networking, impari a sviluppare cose perché sono cose che hanno un valore. C'è anche un sacco di burocrazia, quindi impari quel lato di burocrazia, di compilare foglie e tutto quanto. Impari a gestire persone perché alla fine... Ma poi tu adesso sai organizzare eventi. Esatto. Ci sono delle associazioni standard che sono presenti su tutta Italia. Ah, vedi, non lo sapevo. Quella dell'Erasmus, puntata che abbiamo fatto. Oppure quella delle junior enterprise più orientate al mondo della consulenza. Oppure, pare si chiami ELSA, quella orientata a giurisprudenza. Come se fossero degli enti a capo che sono su tutta Italia e hanno diramazioni di varie associazioni all'interno dell'università. E alla fine... Questo lo raccogli e alla fine questa puntata non è associazioni studentesche, è quanti popcorn riuscirai? L'avete contati? Scriveteci nei commenti secondo voi quanti popcorn ho fatto cadere. Ah, ma voi lo sapete perché c'è scritto. Se volete aprire la vostra associazione, scriveteci che lo facciamo assieme. Cioè quella di Facciamo una bella collab. Esatto, va bene. A presto!